Eccoci qua, buon lunedì a tutti e Buon lunedì. bentornati su Panorama Notizie. Eh sì, tu sei già pronto, vedo, ti Sì, sei già preparato, vedete cosa ho al collo? eh? Questo è, ragazzi, il bavaglio, perché quando si tratta di affrontare trasmissioni di cucina, io mi metto questo. Mi Sì. metto questo perché è come se mangiassi. Perché io cucino e tu mangi, vero? Tu mangia Io mangio e e tu quindi mangia. quando vedrò queste slide stasera e sicuramente mi verrà fame. Io prima della trasmissione mi sono un po' prevenuto, Ma ecco. io però non ho molto tempo di cucinare, dopo, quindi, Tutti a tavola con Alina, abbiamo scelto questo tema stasera perché non so se ve ne siete accorti, ma ad Sì, ne Alina piace far abbiamo. da mangiare, Sì. Mi piace far da mangiare, ma siccome non mi ricordo le ricette che faccio, perché io non amo molto fare sempre la stessa roba, anzi credo pochissime ricette di queste le abbia fatte la seconda volta, vero? Sì. Perché mi annoio. Beh. Sì, io mi annoio. Però quello che c'è di brutto è che non ricordo neanche come le ho fatte, quindi niente, ho fatto una pagina e me le sono scritte e se mi venisse voglia di rifarle, magari vado a La rivederle. pagina Facebook di Alina in cucina che potete trovare appunto su Facebook e per il gusto del palato per quanto riguarda spazio informazione libera. Quindi tra Alina in cucina e il gusto del palato vengono condivise le ricette di Alina, Alessandra, Danda, ma quanti nomi hai? Tanti, tanti. E, oddio, ci sono alcune ricette che sono tipiche, tipiche della cucina toscana, ma anche napoletana, perché mia mamma era napoletana e quindi ho preso molto anche della sua cucina. E niente, a questo proposito voglio dire che io conservo la sua agenda. La sua agenda, dove lei era un po' come me, no? Scriveva tutte le sue ricette, tutte le sue ricette, eccola qua. Questa è proprio scritte un po' a modo suo, che tanto se le capiva solo lei, poi alla fine. E Aspetta che le niente. facciamo vedere meglio, vediamo un Sì. po'. Questa era la scrittura della mamma di Alessandra, vedete? Eccola qua, che si appuntava le ricette di cucina Sì, su appunto, questo. proprio si appuntava, anche se io non, in Alina in cucina non ci sono molte ricette da questa agenda, anche se le faccio. E, forse ce n'è una sola che dovrebbe essere la torta con l'ananas, vero? Sì. E Comunque sì, vabbè. oggi proprio per omaggiare queste ricette, per l'ispirazione che Alessandra ha T'appoggio avuto qua, eh. attraverso le ricette della mamma, ci ha anche preparato delle slide, stavolta tutte dedicate alla cucina. Eccole qua, tutti a tavola con Alina. Io inizierei a parlare di un piatto, un primo, che appunto Alessandra vi ha descritto nei minimi particolari su queste slide. E questo è il primo piatto che si chiama Bavette al pesto varieté, con tempo di preparazione di circa 40 minuti ed ingredienti per 4 persone. E vediamoli. Basilico un bel mazzo fresco, pinoli 100 grammi, formaggio grattugiato, parmigiano, grana o pecorino romano 80 grammi, zucchine, due zucchine di media grandezza, 10 fiori di zucca e olio extravergine di oliva quanto basta, uno spicchio d'aglio, sale quanto basta e le bavette, che sono appunto un tipo di pasta, 350 grammi. Vediamo adesso la preparazione che ci leggerà Alessandra. Speriamo di riuscire a leggerla. Oh, siamo andati subito sulla foto. Era la sorpresa che volevamo va farvi. bene. Preparazione. Allora, lavate bene il basilico.
Togliete le estremità delle zucchine e ripulite i fiori. Sminuzzate le zucchine con una grattugia per verdure. Con uno sminuzzatore elettrico lavorate prima i pinoli. Io ci leggo poco, tra l'altro la devo leggere perché tanto non me la ricordo. Prima i pinoli, poi il basilico. Poi usando un mortaio ricomponete basilico, pinoli, zucchine, parmigiano e olio extravergine d'oliva. Iniziate a pestare il tutto aggiungendo del sale, non troppo perché il formaggio ha già molto sapore. Schiacciate lo spicchio d'aglio con tutta la buccia e fatelo soffriggere in un tegame con un poco d'olio. Per pochi minuti spegnete il fuoco e lasciate dentro l'olio. Ah no, ecco qui ci dovete saltare i fiori di zucca, ma pochissimo, eh? Dovete far freddare il tutto. Poi nel frattempo cuocete la pasta e prima di scolarla unite ai fiori un po' di acqua di cottura senza accendere il fuoco. Scolate bene la pasta, mettetela nel tegame insieme ai fiori di zucca e rimescolatele. Aggiungete il vostro pesto e continuate a rimescolare fino a che non sarà assorbita anche l'acqua di cottura. Siete pronti praticamente per servire le vostre bavette. A piacere decorate il piatto con 1 o 2 foglie di basilico fresco. Ecco qua, eh. Beh, una bella preparazione, ma comunque sia, sono squisite. Io che ho fatto il test, no, a questo piatto di Alina, posso dire che sono veramente squisite. Circa 2 anni fa, ormai. Io direi di andare avanti, Ed anzi, eccole. vediamole prima, no? Si sono viste per poco, ma vediamole come vengono. Eccole qua Una le bella fogliolona è prime. venuta fuori, ma questa è la foto che io praticamente ho ripreso dal video e forse si è ingrandita un po'. In realtà la foglia di basilico era un po' più Ah, ce l'hai piccolina. appiccicata sopra. No, no, Ah. c'era, però forse è venuta un po' più grande, devo dire. Non era così grossa, dai, lì sopra il piatto. E adesso preparatevi perché il prossimo piatto non è leggero, eh? No, per Per niente. niente. Quindi una volta mangiato, sicuramente potete dimenticare il cibo fino al giorno successivo, E insomma. vabbè, quello, forse 2 giorni Anche successivi, anche è due. bello pesante questo qua, ma sono tanto 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 buone. Lasagne incavolate nere, tempo di preparazione circa 1 ora e mezzo, 90 minuti, quindi 12 sfoglie di lasagne, 15 foglie, circa un mazzo di cavolo nero, 2 fette di zucca, 3 rametti di rosmarino, 2 spicchi d'aglio, 1 etto di prosciutto cotto, 3 mozzarelle, 80 grammi di grana padano grattugiato, 1 dado vegetale, 1 litro di latte, 6 cucchiai di farina, 80 grammi di burro e della noce moscata, quanto basta. Ecco, io vi consiglio qua di fare gli screenshot, no? Come, oppure mettete in pausa il video, eccetera, per prendere appunto appunti a riguardo degli E se no ingredienti. andate a vederle su Alina in cucina, O se ci no andatelo sono. a vederle su Fate una Alina, visitina. fate una visitina. La preparazione, Alessandra. Questa è scritta molto piccolina, Sì, vai, eh? Allora, veloce, eh. lavate bene le foglie di cavolo, tagliate pulire la zucca e tagliarla a dadini, soffriggere qualche istante l'aglio precedentemente tritato in una padella con olio extravergine di oliva, aggiungere il cavolo nero, dopo qualche secondo coprire con un coperchio in maniera da far ritirare il cavolo nella padella e lasciare spazio alla zucca, aggiungere un po' di sale e il dado vegetale, la zucca a dadini e mescolare il tutto per circa 1 minuto. Coprite e far cuocere per 20-25 minuti circa. Preparate la besciamel come da video e bollire, perché c'è un videino, bollire le lasagne per circa 30 secondi, scolarle e lasciarle per qualche minuto sotto l'acqua corrente per evitare che si attacchino, insomma che si incollino tra di loro. In una teglia da forno preparate uno strato di besciamel, uno strato di lasagne e un altro strato di besciamel, poi uno strato di composto, cioè il cavolo nero e la zucca, uno strato di prosciutto cotto precedentemente sminuzzato
annunzato, uno di mozzarella tagliata a pezzettini piccoli ed infine uno strato di grana padano. Continuate per altri due strati fino ad esaurimento delle lasagne e degli ingredienti. Infornare a forno preriscaldato di circa 180-200 gradi per circa 20-25 minuti. Eccole qua, e quindi sono proprio delle lasagnone queste qua, eh? Mm, tanta roba. Tanta roba. Ma le facciamo anche vedere, eh? C'è la foto. C'è la foto? È certo che c'è, vai avanti, eccola qua. Eccola qua, eccola qua, eccole qua, guardate come vengono belle, colorate, eh? Mm. E fanno venire una voglia di mangiarle. Sì, 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 sì. Diciamo che ora siamo andati, diciamo, online dopo cena. Bisognava che questa trasmissione, appunto, venisse trasmessa un po' prima, verso le 6:30, 7:30 di sera, no? Oppure alle 11, no? Prima di pranzo, 11:30. Sì, 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 sì. Ma magari gli viene la voglia domani, no? Io direi di andare ancora, certo, avanti, andiamo, vediamo, avanti. Poi dimmi quando vuoi far partire il filmato. Ma quello quando vuoi. Allora, guardate. Il regista sei tu. Prima di andare io avanti. Io sono la cuoca, tu sei regista. Prima di andare avanti con le prossime slide, io direi di farvi vedere una ricetta. Un secondo, il pollo con i sedani. Tra l'altro questo è stato girato tutto da me, mi sono messa il telefonino davanti, l'ho montato, l'ho fatto tutto io questo. Quindi questa è proprio produzione. Si vede anche, si vede anche, perché la regia del Terris in questo caso manca. Manca. Sì. E vediamolo, il pollo con i sedani. Eccoci, che dire? Beh, dai, mi sono arrangiata. Mi piace, mi piace, mi piace molto, mi ha insegnato e quindi io estrapolo. Ed ora rimaniamo sul secondo. Sì, 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 sì. Perché di solito quando un tempo arrivavamo a cena dalla mamma, dalla nonna, o dalla zia, insomma, in qualche modo, ci veniva chiesto: preferisci il pollo o il coniglio? Noi prima abbiamo fatto il pollo, ora facciamo il coniglio. Oppure magari sentire tutta questa gente tre o quattro giorni prima per telefono: allora venite a pranzo, venite a cena, ma Stefano preferisce il pollo o il coniglio? Ma voi preferite il pollo? C'era sempre questa domanda, ma il pollo o il coniglio? A casa mia, onestamente, vuoi la parmigiana di melanzane? beh, sì. Beh, allora adesso parliamo di coniglio, Sì. Con questa nuova ricetta che Alessandra ci presenta. Eccolo qua, il coniglio alla rustica. Tempo di preparazione circa 60 minuti.
Gli ingredienti per 2-3 persone: il coniglio, 4 cosce, 3 carote, 1 scalogno, 3 rametti di rosmarino, 2 spicchi d'aglio, 5-6 foglie di alloro. Quanto basta di sale e pepe? Quanto basta di pepe nero in grani? Importante. Un bicchiere di vino rosso, una confezione di olive nere denocciolate e 5-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva. E adesso Alessandra ci dirà come si fa a prepararlo. Lavare e pulire bene il coniglio. È importante toglierli proprio i nervetti all'interno perché altrimenti hanno un cattivo frazio, eh? Tagliare a pezzetti grossolani le carote e lo scarogno a rondelle, metterli in un tegame con 5-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva insieme al rosmarino e gli spicchi di aglio tagliati a metà. Adagiarvi sopra le cosce di coniglio e lasciarlo rosolare per qualche minuto. Togliere i rametti di rosmarino e gli spicchi di aglio. Mantenere la fiamma vivace, insaporire il tutto con sale e pepe, aggiungere il vino rosso, le foglie d'alloro e le olive nere snocciolate. Cuocere sempre a fiamma alta per un minuto circa, poi abbassarla, coprire il tutto con un coperchio, lasciar cuocere per 20-30 minuti, girando il tutto di tanto in tanto. A fine cottura aggiungere il pepe in grani e servire caldo insieme al sugo e le olive. Bene, Anche qui c'è la. Non ci vuoi far vedere le foto? Di la verità, non ci vuoi far vedere le foto? no, sai che cosa? Perché se, penso sempre che a fine descrizione sia finito. Invece Eh no, invece c'è sempre la foto. Alessandra appunto ci farà vedere anche com'è il risultato finale. Eccolo qua. Bello, Bello, eh? bello, 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 bello. Buono, buono, Me buono, buono, buono. lo dico da me, eh? No, 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 infatti io ora a questo punto ti dico la verità. Guarda, no, è mai finito laggiù, se no me ne mettevo il bavaglio e si ricominciava a E vabbè, ma mangiare. ungiti come sempre. Non è vero. Bene, io adesso direi di fare un'altra ricetta e poi un altro filmato, d'accordo? Ok, allora, prossima ricetta. Sì, spesso quando ci telefonavano le zie, le nonne, ma anche le mamme, dai, e tutti quanti, ci chiedevano, ma vuoi il pollo o il coniglio? No, guarda, il pollo l'ho mangiato ieri, il coniglio non mi piace molto perché a me il coniglio è... Allora cosa si può fare? Si può fare? Si può fare? Si può fare? Le uova alla fiorentina, ma si facevano a Firenze, perché in realtà questa è proprio davvero una ricetta fiorentina. Questa non l'ho inventata io. Non l'ha No, inventata no, lei. no, 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 questa è una ricetta fiorentina. Ed eccole qua, uova alla Io a fiorentina. Pistoia non le mangiavo. Uova alla fiorentina, tempo di preparazione circa 60 minuti, preparazione quindi un'ora, 4 porzioni, questo è, diciamo, l'indicazione per quanto riguarda questa ricetta. Ingredienti: circa 2 kg di spinaci freschi, 70 g di burro, 4 uova, 5 cucchiai di farina, 100 g di parmigiano grattato, della noce moscata quanto basta, sale quanto basta, olio extravergine di oliva quanto basta, pepe nero quanto basta, cubi 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 cubi, Bicubi. uno spicchio d'aglio e 700 millilitri di latte. Rivediamola bene, fate uno screenshot, stac stac, ed eccoci qua. Alessandra, vogliamo leggere la preparazione? Vai! Accidenti. Allora, qui mi avvicino un attimo, eh. Lavare gli spinaci e Sì, lessarli. scusami, no? Se ti avvicini però ho paura che il microfono... No, no, non credo, non Guarda, mettiti credo. voi, Oh, o meglio, grazie. vai! Lavare gli spinaci e lessarli in una pentola. Scolare gli spinaci e strizzarli bene formando una pallina. Tagliarli con un coltello e saltarli in una padella con uno
uno spicchio d'aglio e olio extravergine di oliva. Aggiungere il sale quanto basta, QB. Per la besciamella, in un tegame mettere il burro e la farina, creare una crema a fuoco lento, aggiungere il latte quanto basta e noce moscata a piacere, portare ad ebollizione continuando a girare con un mestolo per circa 2 minuti, aggiungere metà della besciamella agli spinaci e mettere il composto in 4 terrine da forno, creando un vuoto al centro. Io ho detto terrine, poi lo risentiranno. 4 terrine da forno, creando un vuoto al centro dove andremo a mettere poi l'uovo privo del guscio. Aggiungere del sale sull'uovo, ricoprire il tutto con l'altra metà della besciamella, poi cospargere sopra di parmigiano grattato la superficie e aggiungere un pochino di pepe. Infornare a forno statico preriscaldato 180 gradi per 5 a 20 minuti, far riposare a forno spento per altri 5 minuti. Scusa, puoi spiegare ai nostri amici cosa significa, perché sembra quasi un termine spaziale che arriva dalla navicella spaziale, dalla base spaziale. Che cosa? Forno statico. Allora c'è il forno statico e il forno ventilato, ma le nostre amiche che ci ascoltano, forse gli uomini come te no, ma le nostre amiche che ci ascoltano sì, lo sanno. Io pensavo esistesse forno e forno ventilato. No, il forno statico è quello senza ventilazione. Perché così sembra. È statico. Camminino, no? No, sì, in gergo culinario si dice così. Vabbè, no, scherzo, sono ignorante ora per quanto riguarda particolari tecnici, ma molto colto per quanto riguarda il mangiare. Facciamo vedere la foto, perché anche questa è bella, eh? Vediamo la foto, eccola qua, guardate qua, le uova alla fiorentina nella terrena. E sono sotto, l'uovo è sotto. Nella terrena. Nella... Guarda che tu ti risentirai. Vedrai, perché io questa trasmissione te la faccio rivedere un'altra volta. Senti un po', adesso io volevo far vedere il prossimo filmato. Perché il prossimo filmato? Perché quando vi telefonavano, Lazzi, ancora! Ancora! No. Sì, vabbè, vuoi pollo o coniglio? No, pollo no, il coniglio non mi piace, allora sai che cosa? Ti faccio una cosa tipo le uova alla fiorentina? No, ma guarda, le uova sono troppo pesanti. Allora che so, andiamo sul pesce. Cosa vuoi? Vuoi la frittura di pesce? Mamma, voglio essere leggero, voglio star leggero. Questo piatto effettivamente sarà leggerissimo. E invece, no. No, se è quello che dico io. No, il filmato è di un piatto di pesce molto leggero. Andiamo sul filmato. Allora sì, questo è molto leggero, sì. Questo è molto leggero. Ma anche molto squisito e molto estivo. La mamma diceva: ti posso fare il pollo all'avocado? No. Dice: mamma, fammelo all'infermiere il pollo. Mi faccio l'infermiere. No, l'avocado, non nel senso avocado come frutto, capito? Perché ci sta bene l'avocado come frutto vicino. Però sta meglio nel polpo. Io dico che tutto sta meglio qua, nella pancia. Allora, guardiamoci questa ricetta filmata dal titolo Polpo all'avocado, perché è buonissimo il polpo con l'avocado. Ed eccoci qua di nuovo per il gusto del palato su Spazio Informazione Libera. Ciao Alessandra, ciao. Stasera cosa ci presenti? Ciao a tutti. Una ricetta velocissima, un pochino costosa volendo perché si tratta di pesce fresco, però insomma gli ingredienti non sono poi tantissimi. È un piatto che può essere sia fatto per consumare un secondo, ma può andare bene volendo anche in un antipasto di pesce. Vediamo un pochino gli ingredienti. È il polpo all'avocado. Il polpo all'avocado. Sì, allora, sì. Gli ingredienti. Allora, gli ingredienti: l'avocado, il polpo,
pepe, olio, sale, aceto, un pochino d'acqua e qui, ahimè, l'urlo dei livornesi, una pentola a pressione. La pentola a pressione? Sì, sì, perché io l'ho provato, non ci credevo nemmeno io, però in un quarto d'ora cuociamo tranquillamente il nostro polpo e viene tenerissimo. Tenerissimo. Abbiamo precedentemente lavato per bene il nostro bel polpo. Bene, prendiamo la nostra pentola a pressione, ce lo adagiamo dentro. Ci vuole poi pochissima acqua, nell'acqua ci mettiamo un pochino di aceto, ecco qua, ecco. Lo buttiamo dentro il nostro polpo, ce ne mettiamo poca perché il polpo già fa acqua di suo, quindi basta questo quantitativo. Chiudiamo la nostra pentola a pressione. Ci vuole sempre un po' di forza, ecco, e la mettiamo sul fuoco. Teniamo il fuoco alto fino a che dalla valvola non uscirà il vapore. Dopodiché lo abbasseremo e lo terremo a cuocere per un quarto d'ora da quel momento. Naturalmente, se qualcuno non ha la pentola a pressione, il polpo lo cuoce in maniera tradizionale, non cambia niente. Nel frattempo noi puliamo, sbucciamo e prepariamo il nostro avocado. Ed ecco il nostro avocado tagliato a fettine, denocciolato, pronto per essere messo dove? In un piatto. In un piatto, perfetto. E mentre il polpo cuoce in pentola a pressione, qui è pronto già il piattino, guardate che coreografia, eh? Sentiamo intanto la nostra pentola a pressione che sta ancora lavorando e nel frattempo si condisce il nostro avocado. Eh sì. Con un po' d'olio e un po' di pepe. Un po' di pepe. Sale ce lo mettiamo? Certo. E quindi anche un po' di sale. Ecco fatto. E il nostro avocado è nell'attesa del polpo. I nostri 15 minuti sono passati, quindi spengiamo il fuoco. Facciamo passare tutto il vapore. Io ci metto una forchetta, perché non sto lì. Aspettiamo sempre molto bene che finisca di evaporare del tutto, prima di aprire la pentola. Anche questo, anche la valvolina è andata giù, ci siamo. Se no ogni volta mi brucio, Terris, vero? Sono bravissima per questo. Lasciamolo un pochino dentro, in modo che perda proprio tutta l'acqua. Sporzioniamo adesso il nostro polpo. Allora, il nostro polpo è impiattato, quindi un po' d'olio anche sul nostro polpo. Io qui metterei veramente poco sale, ma un pochino. Tanto per gradire. Sì. E guardate. Un pochino anche di pepe qua. A chi piace, perché ce n'è già un po' sull'avocado. Ecco.
E guardate che bellezza, eh? Questi due piatti estivi, eh? E con che coreografia? A questo punto lo potete consumare così tiepido oppure anche freddo volendo. Mi raccomando che se dovete conservarlo, conservatelo un po' in frigorifero. Se non cenate subito, insomma, se non mangiate subito, mettetelo prima un po' in frigorifero e toglietelo un pochino prima perché sia a temperatura ambiente. Ciao. Benissimo. A tutti, buon appetito! Buono! Era un video per il gusto del palato, è buono, eh? Sì, anche quello molto fresco, piatto unico come avete visto, perché sì, dopo quello, dopo sì, quello non si mangia altro. C'è molto, c'è polpo, c'è avocado, certo, c'è, sì, e c'è olio, ce n'è di olio. Sì, sì. Vabbè, se ne può anche mettere meno, di sì, olio. Sì, 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 a sì, me sì, piaceva infatti un po' più. Adesso andiamo a vedere uno dei piatti che ha realizzato più visualizzazioni in assoluto sul nostro canale YouTube di Spazio Informazione Libera. Davvero. Un video che ha contribuito a portare alla cifra di 100.000 visualizzazioni. Ora di più, eh? Ora di più, il sito di Spazio Informazione Libera. Un video che non c'è, perché qua ci sarà la descrizione del piatto. Del piatto, ma il video è diciamo su Spazio Informazione Libera nella sezione per il gusto del palato, anche sul nostro canale YouTube, andatevelo a vedere, così almeno potete vedere che cosa ci racconta anche in video a proposito di questo piatto Alessandra. Ma andiamo a vedere. Che non è proprio di Alessandra. Questo piatto in realtà mi fu dato dalla mia collega Mary Santarnecchi. Ciao Mary! Allora iniziamo subito con gli ingredienti dell'arista all'arancia. Arista all'arancia. Che tu chiami sempre. Che io chiamo. Anatra all'arancia. No, ma invece è l'arista. Allora, tempo di preparazione circa 70 minuti con ingredienti per 3 persone. Arista di maiale circa 700 grammi, 2 arance, una cipolla bianca, sale e pepe quanto basta, olio extravergine di oliva 5 cucchiai. Vai Alessandra, come si prepara? Allora, lavare ed asciugare bene il pezzo di arista, insaporirlo con sale e pepe, grattugiare la scorza di arancia ed il rimanente spremerlo e metterlo da una parte, tagliare la cipolla bianca a pezzi grossolani o ben tritata a seconda della vostra scelta, rosolare l'arista in un tegame con 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva in tutte le sue parti e una volta rosolata toglierla dal tegame, nello stesso olio rosolare prima le cipolle e a seguito la scorza d'arancia, adagiare di nuovo l'arista nel tegame, versare il succo d'arancia, portare tutto ad ebollizione per una frazione di secondi, poi abbassare la fiamma e coprire il tegame con un coperchio, far cuocere tutto lentamente per circa 40 minuti fino a cottura ultimata, togliere l'arista dal tegame, tagliarla a fette non tanto fini, tagliare a fette la seconda arancia, tante fette quante naturalmente sono le fette dell'arista, sistemare le fette di arista in un vassoio, rosolare le fette di arancia nel sugo rimasto del tegame per circa 30 secondi, toglierle, sistemarle sulle fette di arista e condire tutto con il sugo rimasto nel tegame. Eccolo qua, adesso non la salto, questa è la fotografia, ecco come viene l'arista all'arancia. È buona. Anche se anche questa l'abbiamo fatta una volta. Ed ora per rimanere con l'arista in mano, perché meglio abbiamo, in bocca sarebbe l'arista in mano. Come la pancia. Per rimanere in tema d'arista, abbiamo un'altra ricetta di arista. L'arista al latte, che adesso andremo a vedere perché questo è un video. Thank you.
molto molto semplice e anche molto veloce. Si tratta dell'arista al latte. Andiamo a vedere gli ingredienti per due persone. Naturalmente l'arista, circa 600 grammi, e poi circa un quarto di litro di latte, del rosmarino, sale, pepe, 5-6 cucchiai di olio e iniziamo a preparare la nostra ricetta. Prendiamo la nostra arista, già pulita e lavata, e insaporiamola con il sale e il pepe in tutte le sue parti. Come vedete, io adoro mescolare il sale e il pepe insieme per un discorso più omogeneo nell'insaporire la carne. Andiamo a metterla nel tegame dove abbiamo prima messo l'olio e andiamo a metterla sul fuoco. Accendiamo il nostro fornello e facciamo rosolare bene l'arista. Aggiungiamo il rosmarino. Quando è ben rosolata, aggiungiamo il nostro latte. Versiamolo nel tegame. Facciamoli prendere un po' di bollore. Abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere per circa 40 minuti girandolo di tanto in tanto. Ecco pronta la nostra arista. Iniziamo a tagliarla e a impiattarla. Finiamo di impiattare con il suo sughino, delicatissimo. E come sempre, buon appetito. Buona. Passiamo adesso invece a semplice, qualcosa... molto semplice, però gustoso ed effetto, se vogliamo, un buon contorno. Passiamo ora a qualcosa di molto vario, molto... Sì, questo c'è molta fantasia. E direi che è tutto a base di verdura. Non proprio perché c'è anche la pasta, mi pare la brisée, ora non mi ricordo, ma mi pare la brisée. Cestino di carciofi fantasia si chiama questa ricetta, con tempo di preparazione di circa 60 minuti, ingredienti per 3 persone e sono i seguenti. Pasta brisée, un rotolo formato rotondo, teglia rotonda in alluminio da forno per mettercela dentro, chiaramente, carciofi, peperoni, carciofi sono 6, peperoni, uno verde, uno rosso, uno giallo, un po' come la bandiera, no, c'entra nulla la bandiera, non c'è giallo, vabbè, una bandiera, quale bandiera sarà, forse la bandiera non tedesca, lo so, no? Non mi ricordo. Pomodorini, ciliegini o pachini, 20, aglio 5 spicchi, dado, 2 dadi vegetali, hai scritto. Hai scritto vabbè, male, allora è anche riportato male. Sì. Sale e pepe quanto basta, olio extravergine di oliva quanto basta. La preparazione, Alessandra. Allora, per il cestino, srotolare la pasta brisée e adagiarla sulla teglia da forno capovolta.
Come da video, perché anche qui esiste un video. Infornare a forno preriscaldato 180-200 gradi per circa 20 minuti. Dopo la cottura, estrarre delicatamente da sopra la teglia il cestino che si è formato e lasciarlo freddare. Per il condimento, pulire i carciofi, tenerli per una decina di minuti in acqua tiepida con mezzo limone strizzato, ma anche uno intero. Tritate i 4 spicchi d'aglio e inseriteli praticamente all'interno dei carciofi, aprendo leggermente le foglie del carciofo. Aggiungere del sale e del pepe, mettere dei carciofi in verticale in un tegame con olio. In verticale con olio, e ci vedo pochissimo. Un bicchiere di acqua e un dado vegetale a pezzetti. Cuocere per circa 20 minuti con un coperchio, pulire i peperoni e tagliarli a listarelle. Tagliare a metà anche i pomodorini e in un tegame con circa 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva far soffriggere uno spicchio di aglio intero, aggiungere pomodorini e successivamente peperoni e un dado a pezzetti. Per cuocere, poi farle cuocere a fuoco lento, fuoco medio, anzi, per circa 25 minuti. A termine della cottura, togliere lo spicchio d'aglio, adagiare nel cestino di pasta i peperoni con tutto il condimento e da ultimo sistemare i carciofi in verticale. E guardate come vengono, eccoli qua. Sono bellini, fanno. Sono anche buoni. È buono anche il cestino, poi, perché si impregna di quel sughino, è molto buono. Sì, si può mangiare. Sì, certo, il cestino è di pasta brisée. Bene, dobbiamo correre perché il tempo stringe. Sì. Abbiamo adesso la salsa verde, la salsa verde. Chi è che non la conosce, chi è che non l'ha usata, specialmente sul bollito? Esatto. Tempo di preparazione circa 30 minuti. Ingredienti: 100 g di prezzemolo, 200 ml di olio extravergine di oliva, 100 ml di aceto di vino rosso, 80 g di mollica di pane, 2 cucchiai di capperi. Alessandra usa i sottaceti strizzati. I capperi sottaceti strizzati. 2 torni d'uova sode, 2 acciughe sotto sale. Perché i capperi si possono usare anche sotto sale. Ok, eccoli qua. Procedimento per prepararla. Eccola qua, lavare, pulire e asciugare il prezzemolo. In una ciotola inserire la mollica del pane e l'aceto, lessare bene le uova, lavare bene le acciughe e privarle della lisca. In un mixer inserire il prezzemolo, i capperi strizzati, la mollica del pane, strizzata, le acciughe, i tuorli d'uovo sodi e l'olio. Tritare finemente il tutto, inserire la salsa verde mescolando bene gli ingredienti, preferibilmente in un recipiente o di vetro o di ceramica provvisto di un coperchio. Se vogliamo aggiungere, io lo faccio spesso, se avete tempo per tritare gli ingredienti usate una mezzaluna, facendo attenzione a tritare finemente il composto, magari schiacciandolo via via con una lama di coltello da cucina. È buonissima, è buona per i piatti di pesce, anche alcuni piatti di pesce. Eccola qua, c'è la foto, buona, bella e buona. Si può usare un po' dove, diciamo, di base la pietanza è buona, anche di aggiunta di condimento. È buona anche nel panino al lampredotto. Sì, porca miseria, si può il panino al lampredotto. E adesso andiamo a vedere la zuppa di totani con friselle. Eccola qua, gran piatto, Sì. Gran piatto con una preparazione di circa 90 minuti. Ingredienti: 800 g di bietolina fresca, circa 800 g di totani freschi, 10 pomodorini maturi, 2 friselle, una cipolla, un peperoncino, uno spicchio d'aglio, olio extravergine di oliva quanto basta e sale quanto basta. Vai Alessandro. Tagliare la cipolla a fette, inserirla in un tegame con olio extravergine d'oliva e il peperoncino trinciato.
far tutto rosolare. Pulire i pomodorini, tagliarli a metà, aggiungerli nel tegame e lasciar rosolare il tutto per qualche minuto. Pulire e tagliare la bietolina, farla a pezzetti, unire nel tegame, aggiungere il sale e rosolare per qualche minuto. Pulire i totani, farli in due parti, aggiungerli nel tegame con circa 400 ml di acqua. Coprire il tegame con un coperchio e a fiamma non troppo alta portare a cottura per circa 40 minuti. Sulle friselle strofinare dell'aglio e aggiungere un filo d'olio. Inserire le friselle in un piatto da pietanza, bagnare con il sugo di cottura del composto e adagiarvi sopra i totani e le bietole. I totani e le bietole. Ed eccoli qua, le vedete in a tutto schermo, questi totani su frisella. Su frisella. Su frisella. Beh. Che dire, io questa era l'ultima, mi sembra. Non lo so, non mi ricordo, onestamente non mi ricordo, mi pare fosse l'ultima. No, c'è la torta salata campagnola. Ma dobbiamo mettere a tutti i costi. Ma veloce, veloce. Velocemente, perché siamo quasi... Anche perché c'è il filmatino della maionese. Vabbè. Torta salata campagnola, tempo di preparazione circa 60 minuti, ingredienti per 4 persone, funghi champignon freschi, una vaschetta, formaggio Tilster, 10 fette, 5 fette di prosciutto cotto. Prosciutto! Prosciutto, sì, alla fine. Un rotolo formato rotondo di pasta brisée, 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, sale e pepe quanto basta, cumino, un pizzico a piacere. Ed ecco la preparazione, Alessandra. Pulire i funghi e tagliarli a fettine, in un tegame soffriggere uno spicchio d'aglio, aggiungere i funghi con sale, pepe e un pizzico di cumino se piace, cuocere il tutto per circa 15 minuti, a cottura ultimata far raffreddare, preparare una teglia da forno rotonda, adagiare la sfoglia di pasta, brisè e comporre il primo strato con il prosciutto cotto. Aggiungere i funghi, uno strato di formaggio Tilster e ripiegare i lembi della sfoglia a cornice per contenere il condimento. Infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti. Ed eccoci qua. E facci vedere la foto. E faccela vedere. E faccela toccare. E faccela mangiare. E faccela mangiare. Eccola qua la foto della torta campagnola. Torta salata, sì, campagnola. Quindi da non metterci le candeline sopra perché è salata, eh? No. Poi uno se ci vuol mettere le candeline magari non gli piace il dolce. E vabbè, fa una fantasia, un dolce. Vabbè, non c'è un dolce, torta salata con le candeline, eh? E scrivere magari anche i laguri con chissà quale salsa sopra, magari potrebbe essere un'idea. Io farei vedere velocemente la maionese, perché anche questa è importante, ragazzi, accompagna tanti piatti. La . Maionese non è stata strizzata da un tubetto. No, la vediamo. È infatti stata preparata da Alessandra, la maionese fatta in casa, eccola, sì, qua, guardate. La maionese, c'è da dire una cosa, secondo per cosa va preparata, più o meno solida. Se si deve preparare per dire per, non so, insalata russa, queste cose qui, per magari mangiarla così a cucchiaio è più buona, un po' più dura. Allora, più olio si mette. Scusa, che significa mangiare la maionese? A cucchiaio, sì, cioè nel senso, se la usi a cucchiaio, non so, con bollito, qualcosa da gustare, che poi, insomma, a cucchiaio. Ecco, allora, più olio si mette, più si lavora, più diventa solida.
Sì, allora, però non ho, escludiamo che la maionese si possa mangiare No, no, come io la la mangio a yogurt. cucchiaio. No, Mi piace da morire, me la mangio a cucchiaio. no, No, e te no, io sì. no. La maionese, per me, la maionese diventa commestibile quando è associata a qualcosa. Per il Ma è secondo i resto, gusti. beh, Beh, a me ognuno ha i piace. suoi. Siamo arrivati così alla conclusione di questo episodio di Panorama Notizie, tutto dedicato alla cucina di Alina, la tavola di Alina. E vi ricordo di nuovo che la pagina di Alina in cucina contiene migliaia di ricette Migliaia! irripetibili. No, dai! Comunque, Io ci ho stasera provato. andiamo tutti a letto a pancia piena. Allora, venite a trovarci, a parte tutto, su Alina in Cucina, Spazio Informazione Libera. Dentro Spazio Informazione Libera c'è Per il Gusto del Palato, con tutte le ricette di Alessandra, con tutti i riferimenti alla pagina di Alina in Cucina, www.spazioinformazionelibera.com. Ed eccoci qua. Potete trovarci sia su Instagram, sia su Facebook, e sia su YouTube, www, ripeto, spazioinformazionelibera.com. Seguiteci, metteteci tanti tanti mi piace. Noi vi diamo appuntamento così al prossimo lunedì con la prossima edizione di Panorama Notizie. Ciao.